Benvenuto l'ingegnere Alessandro Martelli, presidente dell'associazione GLIS di Bologna, nello stand di Abruzzo Web. Oggi al Salone della Ricostruzione si parla di queste iniziative parlamentari che sono state, diciamo, messe in atto, alcune sono ancora in itinere, sulla prevenzione sismica e sull'incentivazione dell'uso per le moderne tecnologie. A che punto siamo? Diciamo, ormai esistono e sono applicate abbastanza largamente anche in Italia, in particolare in Abruzzo e all'Aquila, tecnologie antisismiche che se fossero più largamente applicate non provocherebbero i morti che attualmente un terremoto in Italia procura e i danni. Parliamo di tecnologie che basate sia sul concetto classico di rendere un edificio resistente al terremoto attraverso la sua robustezza, sia invece di tecnologie che si basano sull'uso di sistemi come l'isolamento sismico, la dissipazione di energia, cioè di particolari dispositivi che abbassano drasticamente le azioni trasmesse dal terremoto, dal terreno all'edificio o al ponte o all'impianto, sia di una combinazione di queste due tecnologie. Domani poi si parlerà anche della stanza antisismica, che appunto non va vista in contrapposizione con le tecnologie di cui ho appena parlato, perché serve o assieme per esempio a un miglioramento sismico, che vuol dire che tu rendi una struttura esistente un po' meglio di quella che è adesso, ma non certamente come se fosse di nuova costruzione. Quindi una cellula che ti dia ancora maggiore sicurezza può essere molto utile, sia utilizzabile quando poi uno deve mettere mano a un edificio, basta che ci siano 4 condomini, ne ho l'esperienza personale, basta che uno che non voglia spendere una lira, perché purtroppo il problema della prevenzione sta nella testa degli italiani alla base e non si fa niente, allora almeno quello si mette tranquillo, non che non gli crolli la casa, ma che anche se crolla la casa di avere una relativa sicurezza di non avere danni. Ecco, e tutto quello di cui parliamo in un'ottica di prevenzione che sembra un po' una chimera in Italia, perché il dato di fatto è che in Italia, e questo è stato assodato a quell'indagine parlamentare sulla sicurezza sismica in Italia che facemmo nel 2012 alla Camera dei Deputati, promossa dalla nostra associazione, dal 70 all'80% del costruito non è in grado di resistere ai terremoti a cui potrebbe venire soggetto, in media nel paese. Scuole incluse, ospedali inclusi e non solo le case. E questo è un dato molto preoccupante, talmente grosso che la tendenza è non metterci mano, che è una speranza vana, perché purtroppo i terremoti già accaduti in un posto, in una qualche località in Italia, prima o poi, magari poi, ma prima o poi con tutta probabilità si ripeteranno. Quindi se non mettiamo mano al problema della prevenzione, agendo per priorità, perché ci vorranno 50-60 anni, oggi parleremo anche di assicurazione obbligatoria, la proposta che c'è che può aiutare, è una tassa, non è una tassa, ecco, però se non mettiamo mano in modo serio a questo problema con un programma che metta a bilancio preventivo dello Stato una somma annuale consistente, perché appunto in 50-60 anni il problema si risolve, noi lo aggraveremo e non lo risolveremo mai, ci terremo i morti. Una cosa che voglio dire, molti dicono non ci sono i soldi, questa è una grandissima balla, perché ricostruire dopo un terremoto, a parte i morti, costa 3 volte tanto che riparare prima. Quindi un paese serio, se vuole essere definito civile, fa una politica di prevenzione e spende a livello preventivo. Ecco, la prevenzione adesso si sta facendo anche nella ricostruzione, nel processo di ricostruzione della post-terremoto qui all'Aquila. Si sta ricostruendo bene? Gli edifici che stiamo ricostruendo saranno sicuri? Non ho i dati per... certamente ce ne sono molti sicuri, per esempio sull'isolamento sismico ci sono più di 100 edifici aquilani che sono o ricostruiti o riparati, perché sono tecniche che si possono utilizzare sia sugli edifici nuovi che sugli edifici esistenti con queste tecniche.
quindi si risponde bene, insomma, in questo senso. Si potrebbe forse rispondere meglio se ci fosse più attenzione al discorso della prevenzione, si fa un po' fatica a decollare all'Aquila, bisognerebbe anche chiarirsi le idee sul fatto che sia possibile davvero o no rifare l'Aquila come era prima. Io penso di no. Proprio perché non si può applicare una prevenzione su degli edifici, insomma, storici? Il problema degli edifici storici è complessivo, cioè noi abbiamo giustamente molta attenzione ai requisiti del restauro, però questi impediscono la sicurezza in molti casi, quindi bisogna metterci un po' d'accordo su quello che veramente, secondo me, abbandonare la logica che tutto quello che ha più di 50 anni è uguale al Colosseo, scegliere gli edifici che vanno storici, che vanno effettivamente protetti. Sui più importanti è possibile, spendendo in questo caso molti soldi, contrariamente molto denaro, anche intervenire con tecnologie innovative. Ci sono progetti che prevedono l'inserimento dell'isolamento sismico sotto le fondazioni e chiaramente costano, però fatti sui monumenti su cui vale la pena si possono applicare. Il vecchio andrebbe demolito, purtroppo lì qui ci sono diverse opinioni contrastate, domani parlerò al Salone del Restauro di Ferrara proprio su queste cose, e certamente noi abbiamo per esempio molte scuole in edifici monumentali, se non ti ci fanno mettere mano perché sia sicuro si cavino i ragazzini e ci si faccia qualcos'altro dentro. Io non posso privilegiare lo storico rispetto alla sicurezza dei miei. All'Aquila si sta privilegiando lo storico rispetto alla sicurezza, secondo lei? No, direi ancora no, insomma. Però ci sono diverse situazioni in cui vige un po' questa mentalità che tutto quello che ha qualche anno è un monumento storico.